Ciao amici, sono Giuseppe Camerino. Questo video è rivolto a tutte le persone che mi vogliono bene e ci tengono a seguirmi, a seguire la mia amicizia. Questo video è un allarme che lancio praticamente, nel senso che se io dovessi sparire dalla circolazione, non dovreste vedermi, non dovrei rispondere più. O peggio ancora mi trovassero morto da qualche parte, sappiate che i responsabili sono. Dovete andare a cercare Castel Diego, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Mondavio, provincia di Pesaro, il sindaco di Orciano, che si chiama Bacchiocchi Stefano, il presidente napolitano, Giorgio Napolitano, il prefetto di Pesaro, il questore di Pesaro e il collegio dei giudici del Tribunale dei Minori di Ancona. Questi organi, della quale sono 2 anni che gli lancio appelli e ultimamente, proprio qualche mese fa, ho lanciato un appello al questore di Pesaro chiedendo anche un'audizione con il prefetto per esprimere il mio problema. Però penso che stanno giocando sull'indifferenza, nel senso che vogliono che sicuramente mi stanno istigando a commettere qualche sciocchezza. Bene, io non commetterò nulla, però è giusto che voi sappiate che se dovessi sparire dalla circolazione all'improvviso, le persone a cui dovete cercare e chiedere conto sono queste persone che ho appena citato. Dormo in una roulotte giù in paese. Da solo, quindi è facile anche poter operare in questo senso. Possono venire di notte, come possono colpirmi anche mentre giro che cerco lavoro tra nord e sud, centro Italia, così, o anche quando viaggio per venirvi a trovare. Niente, per dire questo video, siccome è passato troppo tempo le cose non si muovono, gli appelli che ho fatto da 2 anni a sta parte purtroppo non stanno avendo nessun riscontro, quindi mi sento, diciamo che ho paura di questi organi istituzionali perché non stanno intervenendo, anzi mi fanno proprio paura per questo. Mi sento minacciato, temo che mi potrebbero colpire perché invece di, che ne so, di commettere qualche sciocchezza io gli tiro la giacca. Allora loro, per liberarsi magari definitivamente di me, se non ci riescono in questo modo, cioè nel fatto che io commetta qualche sciocchezza, penso che mi manderanno qualcuno a farmi visita. Non escludo anche il padre della mia ex donna, che si chiama Sergio Secchiaroli, perché lui è anche l'assistente sociale Federica Berardinelli, perché so che vedo qui un paese piccolino, una famiglia, quindi è pensabile che questi sono una famiglia, e anche pensabile che proprio Sergio Secchiaroli, che è un benestante, abbia pure dato qualche. È pensabile questa cosa, abbia pure dato qualche mazzetta agli organi istituzionali qua del comune di Orciano di Pesaro. Grazie per l'ascolto, sentivo il dovere di fare questo video perché lo sento e io quando sento qualcosa la devo dire. Io ho paura del presidente Napolitano e di tutti questi organi che ho citato, è pensabile che sono conniventi in questo mobbing, in questa, diciamo così, tra virgolette, istigazione a delinquere, però sappiate che io sono vivo e vegeto, sto bene qui. Purtroppo non si riesce a trovare lavoro, queste persone se ne stanno fregando di quello che è il problema per stare insieme ai miei figli. Quindi sappiate questo, che se io dovessi sparire dalla circolazione, dovete chiedere conto a questi organi. Grazie, ciao a tutti.